Adesso è il momento delle premiazioni, si parte con i ringraziamenti che hanno contribuito all'ottimo riuscita di questo torneo estivo, il comune di Aprilia. Oro Capita, la gioielleria Sblano. Qui vorrei un applauso al nostro anche Giovanni Dorazzolo. Il saluto a cui è anche dedicato il torneo, non solo Oro Capital ma anche a Giorgio Donazzolo, anche le figure della famiglia per questo torneo, ovvero Cristian Trobbiani e Andrea Ambrosini. Abbiamo sentito anche le parole di Cristian Trobbiani nelle vesti di organizzatore quest'anno e di Andrea Ambrosini. Alla città di Aprilia e a tutti i tifosi che oggi sono di qui. Grande pubblico. Questa bellissima finale, direi, c'è stato. Allora passiamo alle premiazioni, partendo dal miglior portiere della squadra CLS Intralot, Giuseppe Caruso. Giuseppe Caruso della CLS Intralot, miglior portiere, Roberta Donazzolo pronta a raggiungere il centro del campo, stringere tra le mani il trofeo che consegnerà al portiere migliore della Oro Capital e Riabilita della manifestazione, a cui vanno anche consegnati due premi donati dal Oro Capital. Giuseppe Caruso della CLS. Adesso il miglior realizzatore del trofeo, Giuseppe Valente. Self Garden, Giuseppe Valente, Andrea Ambrosini, Cristiano Piani e Andrea Ambrosini, Giuseppe Valente, anche per lui il trofeo per il miglior capocannoniere della manifestazione per questa appunto stagione Oro Capital 2016. Adesso al miglior giocatore di Oro Capital, Adriano Nunez Lorenzoni. Adriano Nunez Lorenzoni premiato come miglior giocatore di quest'anno. Medicina e fisioterapia. Premiato con il trofeo miglior giocatore Oro Capital e Riabilita. Applauso per Lorenzoni. Adesso si scivola man mano in avanti, arriviamo a le squadre. La quarta classificata Itair Anzio, la terza Itair Anzio UGL Lazio, UGL Lazio la terza classificata per la formazione che ha onorato fino alla il primo della manifestazione, ovvero adesso si passa al gradino più basso, secondo team la squadra, seconda classificata la CLS Intralot, battuta in finale per 6-5, Galafate che a questo punto riceve il trofeo da dirigente comunale. Ancora un applauso meritato. Il trofeo per il secondo posto. Adesso passiamo ovviamente alla formazione vincitrice del quinto trofeo Oro Capital. Lo conosciamo già, abbiamo visto dalle immagini. Oro Capital. Adesso la formazione Oro Capital, il trofeo che è al primo posto la signora Rita, la squadra vincitrice di Oro Capital. Tutti dietro il trofeo, tutto pronto, la signora Rita della società Oro Capital premia l'omonima squadra che ha a questo punto vinto la finale. È pronto ad alzare il trofeo ogni componente della formazione in completo bianco che ha vinto la quinta edizione Oro Capital 2016. E ovviamente Cristian da domani comincerà a pensare all'anno prossimo, al prossimo torneo. Grazie a tutti, arrivederci e buona serata.